Buongiorno, professor Paolo Foltrin, lei è docente di scienze politiche all'Università di Trieste ed è soprattutto un politologo molto così, consultato, diciamo, dai media sempre in occasione delle tornate elettorali. In particolare questa direi che è stata abbastanza importante perché insomma, ha segnato una svolta nel Veneto, nell'area metropolitana con la Lega in calo, anzi addirittura sta crollando. Quali sono le sue considerazioni? Il risultato in Italia conferma nell'esito delle politiche di febbraio. Alle politiche di febbraio PDL, Lega e centrodestra perdono 8 milioni e mezzo di voti, più del 20%, è la più grave sconfitta di una coalizione dal dopoguerra in qua, molto più di quella che subisce più a sinistra nel 92-93. Quindi è chiaro che con febbraio 2013 si chiude un ciclo politico. Non si era avvertito così chiaramente semplicemente perché i risultati di 5 Stelle e l'insuccesso del centro-sinistra avevano dato un esito 30-30-30. Però nel momento in cui una parte dei voti di 5 Stelle ritornano a sinistra, quello che rimane evidente è che col 30% il centrodestra non è competitivo, cioè non devi vincere neanche un'elezione. Quindi Non secondo si è... lei la colpa non è del mancato apparentamento tra le forze di centrodestra? Assolutamente no. Basta vedere cos'è successo a Vicenza, dove Valiati vince al primo turno e la Dall'Agro prende il 24% di voti quando la Dall'Agro era la figura più importante della Lega in provincia di Vicenza. Basta vedere quel che è successo a San Donà, cioè basta vedere quello che è successo in tanti comuni, non solo veneti, lombardi, piemontesi, friulani, eccetera. Cioè la questione ha dimensioni molto più vaste e profonde, cioè si è chiuso un ciclo politico-elettorale. E si tratterà di vedere come nel 92-94 come le forze politiche si riadatteranno nei prossimi 2-3 anni.